Benvenuti a questa video intervista di Family Spa, in cui andremo ad esplorare un'opportunità di vacanza molto particolare e molto speciale. Siamo qua in diretta con Arianna Rui, che proprio insieme alla sua famiglia conduce, ci condurrà anche intanto spiegandocelo in questa avventura delle crociere in barca a vela per famiglie, adatte alle famiglie. Quindi benvenuta Arianna. E ora iniziamo a capire di che cosa si tratta. Ecco qua. Allora, che cosa sono queste crociere in barca a vela che tu fai insieme alla tua famiglia? Buongiorno a tutti, intanto. Allora, le nostre crociere sono proprio in Grecia, oltretutto. Sono in barca a vela e la barca è di 15 metri e ci siamo specializzati da quando abbiamo il bambino proprio per famiglie che hanno bambini. Quindi partiamo, facciamo il giro della Grecia ionica, di tutte le isole, da Itaca, Cefalonia, Meganisi, Kastos, così. Le navigazioni sono brevi, infatti una cosa che dico che è molto importante, tutti si immaginano una navigazione lunga, sta fuori in barca, invece facciamo delle piccole navigazioni ogni giorno, sia di mattina che di pomeriggio, quindi per spostarci tra le isole. Normalmente dormiamo nelle baie, dove non c'è luce, non ci sono rumori, però siamo sempre vicino a un porto, un paese, così per visitare. In modo che ci si può svegliare al mattino e fare il bagno, che è la cosa più importante, stare a contatto con la natura. Siamo proprio dei navigatori che vogliamo stare a contatto il più possibile con la natura e con il mare, far vivere l'esperienza del mare e della barca, far Sì. comprendere che cosa vuol dire andare a vela e in un modo semplice, senza grandi prestazioni. Quindi la sicurezza primaria che abbiamo è che viaggiamo sempre in caso di bel tempo, cioè se per caso c'è mare mosso, se per caso c'è troppo vento, stiamo fermi. Fortunatamente abbiamo scelto una zona dove il mare e il vento sono a nostro favore, perché in effetti è sempre molto bello. Ma quindi scusa Arianna, non è la prima volta che fate queste crociere in Grecia, diciamo, seguendo questo iter che hai descritto, cioè di queste piccole navigazioni, quindi siete già esperti in questo, avete un po' questa esperienza che il tempo è un po' a vostro favore? Io e il mio compagno è dal 2010 che lo stiamo facendo insieme, poi nel 2012 è arrivato nostro figlio, di conseguenza abbiamo spostato il target da single o coppie così a amici, appunto a persone, a famiglie. E queste famiglie, cioè, o da che età è possibile portare un bambino in barca in queste piccole crociere? Allora, noi abbiamo iniziato che aveva 5 settimane il nostro, ed è il periodo migliore, più sono piccoli, più non si muovono, più siamo in sicurezza. Il problema comunque diventa quando iniziano a crescere, però faccio sempre il paragone che lì abbiamo il mare, quindi dobbiamo per forza stare attenti che i bambini non cadano in mare, anche se la barca è ben protetta perché ha tutta la rete intorno, però ovviamente siamo abituati in città a vivere vicino a una strada, quindi dobbiamo molto stare molto attenti anche ai bambini che non ci scappano in strada. Di conseguenza l'attenzione è sempre da parte dei genitori, costante. È buffo, scusa se ti interrompo, che spesso si ha paura magari di queste situazioni in natura. Più che altro perché non si conoscono, non sono, si pensa di non poterle controllare, di non saperle gestire, quando veramente ogni volta che ci mettiamo in macchina il pericolo penso sia alle stelle, no? Anche solo anche guidare in macchina, no? E oltre a quello che dici tu, ci scappano un attimo perché hanno visto una palla correre o gli è scappato il pallone con cui giocavano in macchina, è veramente uno dei pericoli più grandi che ci possano essere per i bambini. Quindi, la natura, in fondo, se si guardano le statistiche, probabilmente il pericolo scende drasticamente. Però forse è proprio anche un'occasione per imparare a conoscere la natura, cioè imparare anche a sapere che cosa può essere pericoloso nel mare e che cosa no, con voi esperti, giustamente. Certo, no, in effetti comunque, come dicevo, noi prima di tutto guardiamo il meteo e quindi viaggiamo in sicurezza. Se c'è il mare mosso non ci muoviamo nemmeno, perché comunque diventerebbe magari problematico anche per chi soffre il mal di mare. E quindi
viaggiamo proprio in condizioni ottimali. Le giornate diciamo che si sviluppano andando magari nelle spiagge, cioè, ormeggiamo vicino una baia, poi scendiamo in spiaggia così i bambini possono giocare e anche lì è sempre tutto in sicurezza perché purché è abbastanza in solitario, ma insomma di gente ce n'è sempre in giro. Il mare non ha pericoli in Grecia, cioè, non conosciamo niente, diciamo, di contrario. E poi il divertimento per i bambini di avere sempre l'acqua a disposizione, che non bisogna andare a fare il bagno, bisogna aspettare e avere le comodità se si ha fame, se si ha sete, se si ha sonno, così, cioè sia per le mamme che per i bambini, avere tutto a disposizione, secondo me, è il rilassamento migliore che una mamma possa avere, perché ha tutto lì. Poi io ho visto una dinamica nei bambini che dal momento che salgono in barca, che io vedo soprattutto nel mio, che è veramente vivace, veramente attivo, è un lavoratore proprio, cioè manualmente, che si ridimensiona in barca. Probabilmente gli spazi circoscritti, che ovviamente non può andare al di fuori, ma lo rilassano, lo fanno fare, andare proprio in una dimensione più minima, e questo succede anche agli altri. Poi, appunto, avendo noi il nostro che fa un po' da guida, gli altri lo seguono, poi giocano tutti insieme, cioè creano subito gruppo. Come dico, il mio è abituato così. L'anno scorso aveva 2 anni, quest'anno ne ha 3, quindi la differenza è tanta e l'esperienza dei 3 anni non l'ho ancora vissuta. Io parlo dell'esperienza fino all'anno scorso. Però effettivamente vedendo anche comunque l'anno scorso abbiamo viaggiato con parecchi bambini di tutte le età, diciamo che tra i 2 e i 10 anni era il target, diciamo, di bambini che abbiamo visto. Tutti si divertono, fanno gruppo con tutti, anche con gli adulti, comunque trovano dei giochi piccoli da fare in barca con le cime piuttosto che col canottino, piuttosto che anche diventa un gioco sistemare gli spazi comuni. Prima della partenza noi dobbiamo sistemare sempre tutto, perché anche solo un bicchiere d'acqua appoggiato sul tavolo si può rovesciare, quindi non ci deve essere assolutamente niente. Allora preso come gioco diventa un divertimento. Ecco, adesso si parte e tutto deve essere al suo posto, e allora tutti i marinai pronti a sistemare tutto, e quindi diventa una collaborazione e in tutti si fa tutto. Questo si vede anche per noi grandi, che in tutto si fa tutto, nel senso nella cucina, piuttosto che magari alle vele, chi ha voglia di collaborare, ovviamente. Ci sono tante cose da fare per passare il tempo, perché una cosa che spaventa anche tanti dice: cosa faccio tutto il giorno in barca? E invece non siamo abituati a prenderci del tempo per noi, cioè a fare scorrere il tempo anche prendendoci delle pause di relax, piuttosto che osservare la natura che ci sta intorno, osservare quello che abbiamo e godere di quei momenti di niente. Che così ci fanno vivere meglio le giornate. Sì, di niente, ma mi viene da dire in quel niente a volte poi c'è il tutto, perché quando si riesce finalmente a non lasciarsi influenzare da stimoli esterni, perché lì magari ce ne sono di meno, no? C'è il mare, c'è questa area circoscritta, ma non è come quando si va al lavoro, oppure magari ci sono tante famiglie che si lasciano ancora, come si può dire, nutrire da televisione, giornali, chiacchiere, che ne so. E questi stimoli per forza di cose non ci sono, cioè relazione molto diretta con le poche persone sulla barca, quindi proprio ci si concentra di più, quindi probabilmente ci si centra di più. E di solito, almeno l'esperienza credo che accada e accade molto spesso quando si è in natura, che finalmente si sente una pienezza, no? Si sente proprio, ci sentiamo noi finalmente, sentiamo noi stessi come ci sentiamo, cosa ci piace, magari guardando che questo mare infinito, no? Deve essere, e darci il tempo di osservarlo, non guardarlo con 3 minuti, faccio la foto e vado via, no? Ma proprio darci il tempo anche di lasciarci influenzare da questa energia così forte e così. Hai tempo di viverlo. Esatto, sì, appunto. E immagino anche che alcuni genitori, alcuni adulti dicano: ah, che cosa faccio tutto il giorno? No, probabilmente non ci si può neanche portare chissà quante cose, perché
già c'è bisogno dello spazio per i viveri, per appunto le cose di cui si hanno bisogno. E i bambini questa paura non ce l'hanno mai perché appunto si divertono con un pezzettino di legno a volte, anche per ore. Però, come dici tu, da fare ce n'è, quindi non c'è pericolo di annoiarsi, anzi, la collaborazione è benvenuta, anche se poi è anche dovuta, nel senso che è il vivere in barca a vela, è anche condividere i compiti, no? Ma i bambini poi la portano anche a casa questa esperienza, cioè sia come emozione, che cosa dicono, che cosa ti riportano e poi che cosa, se senti magari qualche feedback poi dopo la vacanza. Che cosa è cambiato poi a casa avendo fatto questa esperienza? Diciamo che tutti fino adesso nel loro tema delle vacanze hanno messo la barca a vela come un'esperienza bellissima che hanno vissuto come una cosa al di fuori della loro vita, cioè di quello che hanno sempre vissuto. Cioè proprio le esperienze sono state di questa famiglia che aveva quattro figli l'anno scorso, cioè dai 3 ai di 9-10 anni, così, cioè proprio, vabbè, forse quella di 3 è stata quella meno coinvolta. Però gli altri hanno appunto tutti fatto il tema e proprio poi la collaborazione di ma in barca facevamo, ma in barca era così, ma in barca, cioè me l'ha proprio detto, proprio si sono confrontati con me in questa cosa, cioè che ci hanno ringraziato perché hanno portato un beneficio, diciamo, poi anche a casa. Banalmente, E quindi cioè, proprio un beneficio educativo, nel senso di saper vivere insieme ad altri in uno spazio appunto condiviso, anzi, persino con estranei a volte, no? Anzi, sicuramente con gli altri partecipanti, ed è bellissimo, credo, questa appunto esperienza di io faccio parte di questo team in un certo senso e contribuisco con la mia possibilità, cioè il piccolino farà quello che può e i più grandi sono in grado di fare altro. ah sì, infatti l'anno scorso è stato bello perché io cucino molto quando posso, così, e allora i bambini magari che li mettevo a tagliare pomodori, che a snocciolare le olive, e per loro il momento del pranzo era: Arianna, che cos'è che bisogno? Cos'è che devo fare? Cioè, e infatti anche le mamme dicevano: come a casa non mi chiedono mai niente, a casa non fanno mai, non vogliono mai aiutarmi, mai far niente, devo sempre insistere. E invece qua sono coinvolti perché è proprio un gioco. Oppure quando era ora della partenza, ok, chi è che molla le cime? Tutti a correre, no, oggi lo tocco io. Cioè, la voglia proprio di interagire in un modo diverso. Bellissimo, proprio perché anche non sono distratti, cosa che è uno dei temi grandissimi anche nelle scuole, no? Questo essere, non essere nella cosa che fanno, concentrati. Qui sono nell'azione, appunto, che sia al cucinare, forse perché la giornata è veramente suddivisa in ciò che bisogna fare, oltre al rilassarsi, dal mangiare, appunto, per forza bisogna cucinare lì, a parte poi quando andate, quando attraccate, insomma, andate a cena fuori. Però e mollare le cime, bisogna mollarle queste cime, insomma, se non lo fa nessuno non si fa questa azione. Quindi essere nel presente, ciò di cui c'è bisogno in quel momento, credo sia una lezione importantissima, non solo per i bambini che appunto hanno dimenticato un po', dimenticato o non gli viene insegnata molto a scuola perché si corre sempre anche, c'è sempre un programma molto veloce, anche per quello magari cucinare a casa fa parte delle cose che bisogna fare e forse appena il weekend ci si prende un po' più di tempo. Qui invece diventa una parte fondamentale proprio della vacanza, no? Anche prendersi il tempo e sperimentare magari un altro tipo di cucina che forse, cioè, bene o male, i genitori cucinano in un modo e ogni volta che si va da qualche altra parte ci sono altri stili, altre culture, magari altre preferenze. Quindi è bello anche osservare, no? E poi essere coinvolti. Bello, molto ecco, a bello. proposito di cucina, tendenzialmente la mia cucina è vegana, quindi cerco proprio di proporre queste cose e vedo anche lì che tutti i bambini mangiano sempre molte più verdure, cose che a casa non sono stimolati, proprio perché mi piace fare questa cosa per me, soprattutto a questo punto per mio figlio, e quindi coinvolgere anche gli altri. In effetti diventa quasi sempre anche una sfida, perché tutte le mamme combattono contro questa cosa che i bambini non vogliono mai mangiare verdure, ma io dico sempre perché non sono proposte magari nel modo giusto per loro.
e anche sempre in un modo veloce, vabbè, se non lo mangi, ok, mangia questo piuttosto che niente, almeno vai. Invece avere il tempo di parlare, di spiegare, così, e secondo me è una cosa fondamentale, stare a contatto con la natura e nutrirsi di cose naturali. Visto che avevo un negozio di alimenti biologici fino al 2011, quindi da lì è partito tutto, diciamo, il mio iter, e poi ho scoperto la barca a vela fino a conoscere il mio compagno, e quindi questo è il seguito. Quindi per me è fondamentale la cucina vegana il più possibile, non sono, diciamo, fanatica o assolutamente integralista, ma comunque cerco di portare questa esperienza e di mantenerla in barca, proprio perché si ha molta più energia mangiando bene, cose più colorate, e appunto, come dicevo prima, i bambini mangiano volentieri le verdure, dico, ma sai che alla fine mi piacciono, ma sai che questo non l'avevo mai assaggiato, un po' per la curiosità di una cucina nuova. Quindi, come dicevi tu, ovviamente tutti siamo stimolati magari ad assaggiare cose diverse, però anche questo diventa un gioco. Sì, esatto, e veramente questo è un enorme vantaggio in più, quello che dai tu, perché non è allora solo la tipica vacanza in barca a vela, ma intrinsecamente c'è anche tutta questa tua conoscenza dell'alimentazione sana, che non è, appunto, come dici tu, fanatica, che allora si deve mangiare solo quello, perché poi andate comunque anche a cena fuori, quindi uno non deve aver paura, ecco, magari di affrontare quasi una dieta, no? Nel senso che quando cambi alimentazione a volte il corpo appunto ne risente, ma diventa invece proprio una, come quando si va in vacanza in posti anche esotici, insomma, dove si assaggia altre cose, no? E come dici tu, la cucina vegana probabilmente è un po' un'arte da conoscere, perché molto spesso chi non la conosce pensa solo al fatto che si tolgono delle cose, no? Si toglie dalla carne, dal pesce, comunque anche quello anche vegetariano, ma poi anche altre cose. E cosa rimane? Invece si scoprono un sacco di alimenti a volte che nella cucina, chiamiamola tradizionale, forse non si conoscono nemmeno, non si usano, non siamo abituati. Quindi in realtà è una cucina ricchissima, però è ricca di vita, appunto, e quindi vitamine, di minerali, di sapori ancora veramente originali e autentici, no? Non come si può dire, anche contaminati da tutti questi conservanti che purtroppo poi danno, appiattiscono, cioè danno tanto sapore, ma è quel sapore lì e gli toglie il sapore originale, certo, degli alimenti, che invece a frutta e verdura ancora la troviamo, no? Specialmente se si prende quella buona, insomma, possibilmente biologica. E quindi è bello che con te possono sperimentare questa cosa senza magari dover andare a fare apposta magari un corso di cucina vegana, ma è inclusa, diciamo, in questa esperienza, che hanno la possibilità non solo di assaggiarla, ma anche di vedere come si cucina e scoprire magari qualche cosa, no? E tu sei anche proprio esperta, quindi puoi anche veramente rispondere a tutte le loro domande. In questo senso deve essere molto bello, molto arricchente proprio come esperienza. Sì, diciamo che mi sento bene in questa dimensione, perché so che vanno a casa con un bagaglio diverso rispetto a quello che sono arrivati. Proprio perché sia l'esperienza in barca, che ti abitua un po' a vivere in un modo molto semplice e minimalista, cioè perché appunto sia come vestiti non ti devi portare grandi cose, sia tutto quello che fai normalmente in una vacanza, noi non abbiamo stimoli, diciamo, esterni, andare a giocare a tennis per occupare il tempo piuttosto che giocare a calcetto, cioè tutte queste cose, andare a ballare, cioè poi ci sono divertimenti che uno sceglie, però le isole non propongono queste della Grecia grandi cose, e quindi è tutto molto libero, molto semplice. Quindi il bagaglio che si portano di una vita così, quindi si rilassano veramente, e più, diciamo, la cucina, che è una cultura anche questa, che se riesci ad adattare alla vita di tutti i giorni, sicuramente la tua vita può migliorare anche solo in un'esperienza di una settimana. Cioè, queste sono le esperienze di chi è aperto a voler conoscere questa cosa. Poi è ovvio che c'è chi anche non interessa e non è orientato in questo, però, insomma, certo, ha voglia di imparare, portarsi qualcosa di nuovo, diciamo, il mio lavoro e occuparmi anche d'altro, non solo della barca, di conseguenza, come tu conosci, anche l'FT, comunque ne parlo, la mia vita mi piace portarmela dietro
in tutto quello che faccio, perché so che può migliorare la vita di tutti, cioè come un'altra esperienza che ho vissuto, una che non voleva andare in acqua e con le spine un quarto d'ora è riuscita poi a tuffarsi con un parabordo, cioè legato a un parabordo, ma comunque ha fatto il bagno, cosa che non voleva fare, quindi sono piccole cose, ma comunque questa qui mi ringrazia ancora adesso, dopo, dal 2010 questa. Che... Wow, fantastico, appunto, perché adesso magari chi ascolta o chi guarda Family Spa non conosce FT, quindi magari spiego un secondo che cos'è. Appunto, è un'altra tecnica, o diciamo un'altra capacità che tu hai acquisito negli anni, facendo, cioè, formandoti proprio in questa tecnica, che permette di rilasciare delle emozioni non funzionali, no? Quando si ha una paura terrificante, ci si blocca completamente in una situazione, probabilmente quello non ci aiuta, non è utile quell'emozione. Le emozioni sono importantissime, dobbiamo viverle, ma quando non sono appropriate alla situazione che viviamo, ci sono tecniche come FT, che è fantastica, veloce, e unisce, diciamo, la medicina tradizionale cinese con le capacità mentali di focalizzarsi sul problema o su un obiettivo, e sono, appunto, le imparano anche i bambini e la usano anche i bambini, ed è fantastica, e permette di superare degli ostacoli a volte che sembrano insormontabili, e tu, avendo questa capacità, quindi puoi affrontare, fra virgolette, qualsiasi problema che potrebbe accadere, no? Anche dovesse accadere un litigio magari, che si può anche probabilmente far rilasciare un po' di emozioni in eccesso, insomma, anche lì. Quindi è bellissimo sapere che dovesse esserci qualcosa, sei anche esperta in questo e puoi portare le tue abilità anche in una situazione del genere. Quindi possono essere sicuri, insomma, queste famiglie che vengono con te non solo vanno all'avventura, ma, come dire, all'avventura in sicurezza, ed è fantastico. Apro un'altra parentesi, visto che adesso hai parlato di litigi, che un'altra cosa che la gente si pone come problema è: vado e non so chi trovo, come andrà a finire? Cioè, eppure tanti dicono, ma no, guarda che siamo in barca, poi non conosci la gente, chissà cosa succede. Allora, normalmente chi viene in barca e non conosce gli altri, cioè ognuno prenota, diciamo, la sua cabina, nascono sempre delle belle amicizie. I problemi più grossi in genere nascono quando le persone già si conoscono, magari le due famiglie che prenotano la barca completa in esclusiva proprio per venire insieme, per avere qualcuno che già conoscono, ecco, lì possono nascere più disguidi, diciamo, perché le dinamiche, quando conosci già una persona, sono completamente diverse piuttosto che scoprire una persona. Quindi uno arriva in barca con una famiglia che non conosce, a meno che, vabbè, non siano proprio agli opposti, ma diciamo la categoria che prende le vacanze, a questa vacanza in barca a vela, è, diciamo, quella. Altrimenti uno andrebbe in un hotel 5 stelle, 4 stelle, in un villaggio, cioè ognuno sceglie la sua categoria. E appunto, dicevo, le persone, quando non si conoscono, iniziano a sperimentarsi, a conoscersi, così, e in una settimana non c'è, diciamo, il tempo di litigare o di aver modo di creare discussioni, almeno questo per noi non è mai capitato, non ho mai sentito discussioni a bordo, quindi sì, anche ogni tanto capita questa paura anche della famiglia stessa, perché purtroppo al giorno d'oggi la famiglia sta poco insieme, a volte un po' il fine settimana, la sera, ma proprio tutti insieme, sono queste vite così separate, no? Da scuola, posto di lavoro, e anche abbastanza intense, che lo stare insieme è diventato quasi appunto un lusso e una rarità. E in vacanza finalmente si sta tutti insieme, e a volte capita che lì possano venire fuori un po' di, appunto, dinamiche che finora erano, non c'era il tempo di guardarle, no? Però, come dici tu, anche lì ci sei tu, ma probabilmente, questa è una mia ipotesi, la natura fa un grandissimo lavoro di armonizzazione, perché la natura ha un'energia calmante in un certo senso, come se riuscisse a riarmonizzare. Addirittura i nativi americani, quando avevano dei problemi, venivano mandati appunto 3-4 giorni nel bosco, addirittura qualcuno veniva legato a un albero per qualche giorno, quindi comunque doveva fare un digiuno, eccetera, legato a un albero, e questo albero gli trasmetteva tutta una
una pace, probabilmente lo faceva attraversare tutta la rabbia o la frustrazione che aveva per poi scioglierla, perché proprio, e penso che il mare, essendo proprio una vastità di questa energia così fluida, forte, no? Che aiuta in ogni caso, quindi qualsiasi problema verrebbe sciolto più facilmente che essendo in città, ecco, dove siamo un po' intossicati dagli stimoli e da energie appunto artificiose, artificiali. Sì, diciamo che tutti arrivano con la curiosità, perché allora la maggior parte delle famiglie che vengono sono famiglie che non sono mai state in barca, che gli piace l'idea, ma non sono dei navigatori, gente esperta, quindi qualcuno magari sì, ma in genere no. Di conseguenza arrivano con l'aspettativa, con la curiosità, non sanno che cosa si trovano, quindi non sono concentrati sulle loro, diciamo, dinamiche a livello familiare. Quindi c'è solo tanta voglia di andare a fare la nuotatina. Cos'è che facciamo? Ma anche solo adesso, cioè, che cosa fai? C'è il vento, tiriamo fuori le vele, siamo le vele. Che cos'è? Che cosa vuol dire? E quindi è tutto tempo che si passa a essere concentrati su altre cose e non sulle cose che normalmente poniamo l'attenzione. Di conseguenza, cioè, è proprio tutto un altro tipo di vita vivere in barca, è tutta una cosa nuova, è tutta una cosa da sperimentare, anche solo nelle cabine, vedo i bambini appena entrano, cioè non c'è l'armadio classico, ma diciamo le cabine hanno delle portelle con dei ganci di sicurezza per non che si aprano in navigazione se la barca è bandata, quindi perché non si apre, come si fa aprire, non c'è la chiave, cioè... E quindi passano veramente tanto tempo nelle piccole cose che ormai per noi sono la normalità, ma per loro è tutta una novità. Un winch dove si mettono le cime per le vele, cioè per loro è una cosa nuova, è una cosa che non hanno mai visto. Sì. E quindi, ma anche per i genitori, quindi cercare di capire come funziona ogni cosa per poter spiegare al loro figlio, quindi o glielo spieghiamo noi o glielo spiegano loro, quindi... Nascono, cioè è proprio tutta un'altra dimensione, perché come anch'io ho vissuto, diciamo, vacanze da spiaggia, quella la conosciamo, sappiamo che un ombrellone si pianta in un certo modo, sappiamo che il lettino si apre in un certo modo, cioè quelle cose si conoscono. Invece in barca è proprio tutta un'altra dimensione. E una cosa che ho notato anche in altre esperienze, dove i genitori devono ancora imparare cose nuove, no? Si devono mettere un po' alla prova, cioè in gioco, ecco, si devono mettere un po' in gioco ed aprirsi a capire delle cose, appunto, che poi le spieghi tu o provano loro, i bambini rimangono affascinati da questa cosa, perché molto spesso il bambino vede il genitore come... è quasi un sostituto, specialmente quando sono piccolo, un sostituto di Dio, cioè quello che sa tutto, fa tutto, è indipendente, no? Per loro è questa figura quasi mistica, diciamo così. Quando invece riescono a vedere il genitore anche in una situazione ancora di apprendimento e di anche di sbaglio magari, no? Dove devono ancora sperimentare, fare, e per loro non è che cade il mito, anzi, è come se tirassero un sospiro di sollievo, tipo, ah, ma loro ancora stanno imparando, quindi si può imparare tutta la vita, cioè non è che si arriva lì e poi si è così, anzi, no? Cioè si è in continua apertura e veramente espansione, ecco, di ciò che si conosce e di ciò che si impara, sia appunto come sapere, no? Che magari essendo in mare ci sono tante cose da sapere, e anche conoscere in senso di abilità proprio. Ed è una cosa che ho sempre notato, e piace ai bambini, cioè non è che lo dicono a parole, ma è come se gli brillassero gli occhi quando vedono i genitori in sperimentazione. Stanno imparando, certo, anche loro. Allora, mi dicevi, quanti posti ci sono in questa barca? Perché abbiamo parlato della lunghezza, ma magari chi non è mai stato non ha idea di cosa voglia dire. Abbiamo due cabine triple e due cabine doppie, tutte con il bagno, e quindi diciamo che... E poi c'è un'altra cabina prua dove ci sono due letti, che è tutta appena stata ristrutturata, oltretutto. E di conseguenza sono 12 posti letti. Quindi sì, a seconda di come sono le famiglie, allora insomma se da 3 o 4. Mm-hmm. Sì, diciamo che siamo comodi. La dinette è molto grande, poi gli spazi all'aperto, diciamo, sono lo stesso ampi.
Quest'anno avremo anche una bella zona d'ombra, perché poi tutti vogliono stare all'ombra, quindi abbiamo coperto, diciamo, la parte più a poppa dietro della barca, così tutto, almeno evitiamo anche scottature, perché stare insomma anche in barca, uno si preoccupa e dice devo stare tutto il giorno sotto il sole, diventa preoccupante invece. Sì, infatti, cioè, immagino me stessa, per esempio, che potrebbe essere veramente, o metto la 50, come, anzi dovrei metterla lo stesso, però appunto se uno magari rischia di essere scottato già i primi giorni, poi non si gode poi così appieno la vacanza, quindi se dici ci sono anche le zone d'ombra, uno riesce anche un po' a equilibrare, no, l'esposizione al sole. Sì, esatto. Anche perché poi quando fai il bagno sei per forza sempre al sole, e noi in acqua ci stiamo veramente tanto. Sì, sì, e l'acqua un po' amplifica anche, no, questo riflesso della luce. Esatto. Allora, beh, bellissimo, io credo che abbiamo già spiegato abbastanza, poi è chiaro che chiunque abbia informazioni da chiederti, insomma, può contattarti, magari dici anche poi l'email o il sito che possono andare a visitare, anche se poi lo metteremo nella descrizione. E allora, per quest'estate già ci sono un sacco di settimane già prenotate, no? Quindi ci sono alcune settimane ancora libere e possiamo anche comunicare qui che c'è una promozione, giusto? Sì, facciamo il 50% di sconto sul primo bambino sotto i 10 anni. È perfetto, sì. Così uno può anche dire, ma guarda, c'è questa opportunità, mi faccio due conti, un'avventura veramente bellissima, indimenticabile, quello penso sia garantito che sia indimenticabile, e quindi veramente un pensierino da farci per le vacanze, insomma. Certo, sarebbe l'ideale. Ok, allora magari dici ancora il sito oppure la tua mail, non so se dai anche il numero di telefono. Il sito è www.sbandai.com e la mia mail arianna.arui@gmail.com. Perfetto, così poi appunto lo sanno già dal video, ma poi lo comunichiamo ancora in forma scritta. Ok. Arianna, ti ringrazio veramente tanto perché ci hai dato un po' qualche immagine di come potrebbe essere, qualche esperienza così vissuta da te e da alcuni partecipanti, insomma, possiamo farci un'idea, anche se poi ogni esperienza è unica. E da vivere. E penso che alcune informazioni, alcune domande sono già state, e dubbi sono già stati sciolti, perché sono magari le domande tipiche che ti vengono fatte in continuazione. Io ringrazio te e vi aspetto quest'estate nel mare cristallino della Grecia. Che bello. Allora, anch'io concludo questa video intervista appunto per Family Spa, che vuole proprio condividere e comunicare tutte le opportunità che ci sono da fare in famiglia, quindi vivere il benessere, in particolare quello collegato all'acqua, che è un elemento spettacolare, veramente curativo in un certo senso, e nutriente per la nostra anima, oltre che per il nostro corpo, e quindi esploriamo un po' queste opportunità e le voglio condividere con voi. Grazie a tutti e buona giornata.